Si conclude oggi l'ottava edizione di Utopic Fest, il festival internazionale del conflitto che si è svolto nella cittadella della pace di Rondine, in provincia di Arezzo. 30 paesi coinvolti, 60 relatori, 600 studenti tra i circa 5.000 partecipanti. Il festival, ricco di incontri, dibattiti, riflessioni, si è aperto con la Marcia della Pace con migliaia di studenti provenienti da tutta la Toscana che da Arezzo sono arrivati alla cittadella della pace, un'organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto. Così si presentano e così fanno sul serio, con azioni concrete come l'incontro tra giovani provenienti da zone di conflitto. Verso quella che chiamiamo la cultura della pace, cioè i giovani di Rondine che tutti i giorni spengono l'odio e rigenerano amicizie impossibili. Coppie di giovani clandestine sono allo scoperto e hanno ricevuto un abbraccio di 4.000 persone. Io vorrei trasmettere il mio messaggio, che l'unico nemico nella nostra vita è la guerra. Questi due anni non sono stati molto facili, non solo perché abbiamo incontrato i nostri nemici, ma anche perché siamo incontrati noi stessi, che secondo me è più forte, più difficile, perché prima di andare a parlare con qualcun altro e di costruire relazioni, dobbiamo capire chi siamo noi. Se passiamo uno passo possibile per incontrare l'altro, per fidare nelle relazioni, dopo facciamo un altro ancora. Dell'abbraccio alla Marcia della Pace ha fatto parte anche Liliana Segre con un videomessaggio. Io vi ringrazio, carissimi ragazzi, che avete scelto a Rondine di portare avanti la vostra libertà, non parlando mai né di odio né indifferenza. Lasciando al figlio il compito di portare avanti la sua testimonianza. Faccio una discreta fatica ad adattarmi a un passaggio del testimone di questo tipo, proprio perché ho una madre simbolo, non ho solo una madre. Io sento profondamente questo dovere, perché ho imparato da lei. E poi c'è l'esperienza di Rondine che mi ha insegnato a disarmarmi.